No, vittima. Ci dobbiamo fermare, no, perché stravolgiamo, perché andiamo in Germania. Ah, abbiamo subito il collegamento allora. Uno dei grazie della segnalazione. Più grandi allenatori italiani, poi ognuno ha il suo, la sua classifica. Beh, però questo mette d'accordo tutti, mi qualche sa. Coppa dei Campioni l'ha vinta, o c'è così che dir si voglia. Carlo Ancelotti, buonasera e benvenuto alla Partita Perfetta. Buonasera. Buonasera mister, grazie della sua disponibilità. Con noi in studio Antonello Valentini, Angelo Di Livio, Stefano Desideri e Luca Valdiseri del Corriere della Sera. Penso li conosce più o meno tutti quanti. Tutti, li conosco tutti. Purtroppo. Di Livio, perché no, purtroppo? Purtroppo per lui. No. Per lui dico purtroppo. Proprio la settimana scorsa, vedendo un bel gol di Desideri, perché ci ricordava quello di un gol che avevamo visto proprio quella giornata, avevamo visto insomma un tiro di Ancelotti che aveva preso in faccia Caricola, mi pare, e sulla respinta Desideri ha potuto segnare un gran gol. Contro la Juventus. Uno schema. Uno schema provato in allenamento, sì, con la morte praticamente quasi di Caricola, poverino, che ha preso sta botta di Carlo Ancelotti. Mister, allora, insomma, un'avventura anche al Bayern Monaco, anche in Germania, cominciata alla grande, insomma, anche se poi ci sono stati dei pareggi, che ormai i pareggi del Bayern Monaco sono visti quasi come una notizia. Vabbè, se mi dicessero in 10 partite di vincerne 8, perderne una e pareggiarne una, farei la firma tutte le volte. No. Abbiamo iniziato bene. Che effetto fa, che impressione ha insomma della Bundesliga, visto che i campionati più importanti ormai Carlo Ancelotti li ha fatti e li ha vinti tutti quanti? La Bundesliga com'è rispetto agli altri campionati? No, un campionato interessante, soprattutto è un bel ambiente, perché ci sono sempre, gli stadi sono tutti pieni, moderni, e la gente va allo stadio, si diverte. L'anno scorso hanno avuto una media spettatori di 42.000, perciò c'è grande interesse, c'è grande passione, pur nel rispetto dell'educazione, nel rispetto dell'avversario. Insomma è un bell'ambiente. Abbiamo come l'idea che non è come tanti italiani che vanno all'estero, che lei stia sempre lì a dire beh certo, però l'Italia un po' mi manca. Mi sembra che l'Italia poi in fondo non le manchi per niente. No, non è che non mi manca, ho vissuto 7 anni oramai che sono fuori dall'Italia e devo dire che sto vivendo belle esperienze, perché si imparano nuove lingue, il tedesco è molto complicato, ma soprattutto nuove culture, ambienti diversi, perché ogni nazione c'è la sua cultura, c'è la sua legata allo sport, al calcio, al cibo. Ed è interessante conoscerle. Come va con la cucina tedesca, Ancelotti? Io da tedesco mi chiedo se la cucina tedesca, so già, immagino la risposta, se può piacere a Carlo Ancelotti. Vabbè, sinceramente a me piace, perché somiglia, diciamo, non è come la italiana, però insomma abbastanza similare, soprattutto al nord Italia, paragonabile al nord Italia. Qui si mangia molto il maiale e da giovane, diciamo, era all'ordine del giorno mangiare maiale quando ero giovane. Caro mister, nella nostra trasmissione Antonello Valentini sta riscoprendo il gusto del giornalista e addirittura credo che ci tenga a farle addirittura una domanda. Carlo, non so se hai visto la nazionale italiana contro la Spagna e contro la Macedonia, ma certamente ne avrai letto, ne avrai sentito, avrai visto la nostra classifica, ecco, e conosci perfettamente, avendo fatto il vice di Sacchi a USA 94, tutta una storia da raccontare anche quella, vuol dire certamente conoscendo le difficoltà di fare il commissario tecnico, ecco, che giudizio dai di queste prestazioni e di questo avvio del lavoro di Ventura? Ma non è stato un avvio semplice, anche se è stato, diciamo, supportato dai risultati, perché fondamentalmente l'Italia ha fatto 3 partite di qualificazione e ha fatto degli ottimi risultati, insomma è alla pari con la Spagna e ci sarà da lottare con la Spagna, anche se è difficile. Credo che Ventura sta rinnovando questa nazionale rispetto all'europeo, sta facendo entrare giocatori giovani che stanno facendo tra l'altro molto bene, mi sembra, e bisogna avere un po' di pazienza.
Bisogna avere un po' di pazienza. La teniamo pochi minuti, mister, ma Angelo, Stefano e Luca Valdiserri volevano sicuramente salutarla. Carlo, ciao. Ciao. Nella tua testa c'è l'idea comunque un giorno di tornare ad allenare in Italia? E se sì, dove ti piacerebbe allenare? Nella nazionale. Sincero devi essere, Carlo, sincero, eh. Sincero? Sì. Ma non lo, no, perché non lo dico, mi piacerebbe tornare in Italia un giorno, sì, come no. Magari alla fine della, diciamo, per chiudere il cerchio ritornerei volentieri in Italia e certamente la nazionale sarebbe una cosa bella. Sì, adesso questa te, vabbè, ma non si fa così però, Antonello. L'ha fatta solo per Antonello. Noi nel 94, Carlo era il vice di Sacchi, noi lo utilizzavamo, noi dello staff, come ammortizzatore non sociale ma umano, perché Carlo è sempre stata una persona, vedo che ride, se lo ricorda, è stata una persona sempre di buon senso, pacata, e quindi lo utilizzavamo per frenare le bizze, per così dire, di Sacchi, che era appena arrivato in nazionale e ci ha fatto vedere i sorci verdi all'inizio, vero Carlo? Sì, no, ma è stata l'avventura in nazionale, è stata favolosa, non solo per il mondiale del 94, ma a livello personale è stata veramente bella, insomma, il fatto di preparare un mondiale, di viverlo tutti i giorni, tutti insieme, è mancato solo la ciliegina, però... che era vincere, ma ci siamo arrivati vicini. C'è un messaggio che sta andando in onda: grande Carletto, ti aspettiamo a Roma, portaci la Champions che non siamo riusciti a vincere nell'84. Sì, lo so, quello rimane un ricordo negativo di tanti positivi, però che dobbiamo fare? Stefano Desideri, a proposito di Roma, ex compagni, hai una domanda? No, Carlo, volevo fare la stessa domanda di Angelo, che mi ha anticipato. No, io volevo solo ricordare i nostri belli anni passati insieme. Ho fatto 6-7 anni con questo grandissimo uomo. Che diventasse uno dei più grandi allenatori? Lui era già un pochino allenatore in campo, e poi è stato un grande capitano. Ormai non ci posso più andare, che ho oltre 50 anni, credo che abbia dei collaboratori validi. Lo voglio ringraziare un pochino, Carlo, perché è stata una nostra grande guida, sì, quando eravamo piccolini. Grazie Stefano, grazie, troppo buono. Luca Valdiserri. Ci siamo divertiti però. Molto, sì. Molto. Abbiamo vinto poco, ma ci siamo divertiti tanto. Sì, è vero. Luca Valdiserri. Il primo centravanti di cui mi parlò Carlo d'allenatore era Pietra Nera, della Reggiana. Mo sì. Aveva allenato Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Pensa davvero... Ne ha visti diversi. Che sei stato partire con Sacchi. No, conservo un bel ricordo di tutti i giocatori, perché alla fine rimango convinto, e non me ne vogliano nessun'altra categoria, i calciatori sono la parte più sana del calcio, perché si incontrano, vero, i grandi talenti, ma si incontrano soprattutto persone serie, nella maggior parte dei casi affidabili, e che fanno le fortune degli allenatori. Se hai un buon rapporto con i calciatori, se li coinvolgi, alla fine poi ottiene i risultati. E a proposito di ricordi, mister, noi per tradizione chiediamo ai nostri ascoltatori, visto che la trasmissione si chiama La Partita Perfetta, qual è stata la partita perfetta, in questo caso, della carriera di Carlo Ancelotti? Ne ha vissute tante, bellissime. Sia da giocatore che da allenatore. Da giocatore o da allenatore? Scelga lei. Vabbè, da giocatore la partita perfetta è stata la semifinale di Champions, quando ho fatto gol, che non fatti, me lo ricordo bene perché di gol ne ho fatti pochi. da allenatore la partita perfetta è stata la semifinale del 2007 col Manchester, Milan-Manchester. Sì. Tanti bei ricordi, un bel molto Milan nei suoi ricordi. Ma un pensiero sul Milan di adesso, perché vedo anche che ci stanno scrivendo un po' di tifosi del Milan. Che effetto fa vederlo oggi? Perché insomma la grandeur del Milan è un po' terminata. Come guarda oggi Carlo Ancelotti alle vicende del Milan? Beh, c'è un po' così.
il fatto che Berlusconi lascia è una cosa un po' strana, però d'altronde i cicli come si aprono poi finiscono, e l'augurio è che il Milan possa passare in mani competenti e gente che ha passione e che si innamora di questa squadra, non solo sotto l'aspetto economico ma proprio sotto l'aspetto emotivo. Mister, nel salutarla io ho una curiosità diciamo così, da allenatore dilettante, però una cosa che le devo chiedere, me la dica. Una piccola cosa che ha cambiato del Bayern rispetto al Bayern di Guardiola? Anche una piccola cosa, ma me la dica una. Io non so quello che facevano prima, però no, adesso a parte tutto ognuno cerca di mettere del suo, però questa è una squadra che era già ben preparata e ben allenata, perché è una squadra che ha grandi qualità nel possesso, nella transizione, cose che hanno imparato col lavoro che ha fatto Guardiola. E poi, come sempre dico, cerchiamo di fare meno danni possibile. E mi pare che lei questa sia una cosa che le sia riuscita benissimo, non ha fatto danni praticamente da nessuna parte, anzi. Carlo Celotti, grazie mille, grazie. Carlo. Auf Wiedersehen und gute Nacht, così sfoggio un po' di tedesco. Gute Nacht. Bene, grazie. Grazie, in bocca al lupo per la sua avventura. Saluto a tutti. Ciao, Carlo. Grazie, Carlo. Grazie mille. Carlo Celotti. Ciao, Carlo. E se tu senti...